Ciao, benvenuti. Allora, siamo Chiara, Cecilia, Silvia. E benvenuti in questa diretta live, la nostra seconda diretta live. E siamo molto contente, siamo qui per rispondere alle vostre domande. Esatto, il nostro è il progetto Colibri, siamo tre insegnanti di italiano come lingua seconda, facciamo da tanto tempo questo lavoro e soprattutto siamo molto specializzate nella preparazione all'esame B1 cittadinanza. Perché facciamo questa live, vi chiederete? Allora, perché l'11 di aprile ci sarà l'esame CILS B1 per la cittadinanza italiana. Poi ci sono anche altri esami che possono essere utili per richiedere la cittadinanza italiana, e sono il PLIDA e il CELI. Noi prepariamo per tutti e tre questi esami, ma in questo periodo ci stiamo concentrando sui corsi per preparare il CILS dell'11 di aprile. Abbiamo ancora qualche posto, quindi se qualcuno di voi vuole prepararsi con noi per questo esame, scriveteci e noi risponderemo e troveremo il corso nell'orario più giusto per voi. Certo, noi facciamo corsi online per piccoli gruppi, si possono seguire ovviamente da tutto il mondo, essendo online basta avere un computer o un tablet o un telefono anche. E siamo molto contente perché abbiamo preparato più di 500 studenti all'esame, quindi insomma abbiamo una bella esperienza ormai alle spalle. E poi tanti di voi ci seguono perché abbiamo più di 20.000 iscritti al nostro canale YouTube, quindi grazie, ci fa molto piacere avere questo scambio con voi. Esatto. Beh, infatti ora alcuni di voi stanno entrando, quindi ci salutiamo un attimo. E poi anche se vogliamo sapere se siete iscritti all'esame dell'11 aprile, dove lo fate e quali sono le vostre domande, cosa volete sapere su questo esame, come funziona. Sì. Quindi ciao Lene, Ludmila, ciao Salima, ciao Zineb, scusate per le pronunce dei nomi. Ciao! Ciao Mohamed. Esatto, ciao Mariana, state entrando in tanti, siamo contenti. Un caro saluto dalla Colombia. Un caro saluto dall'Italia. Buonasera. Sì, se avete domande sull'esame, qualsiasi tipo di domanda, noi proviamo a rispondervi, quindi se volete sapere, non lo so, i tempi, gli argomenti. Noi possiamo dire ad esempio che tutti e tre questi esami, CILS, PIDA e CELI, hanno 4 prove su 4 abilità. Quindi si parla di ascolto, lettura, scrittura e parlato. Ad esempio, qual è fra queste 4 prove quella che vi preoccupa un po' di più? Allora, ci sta scrivendo tipo Jamile, che farà l'esame a giugno, e mi raccomando, ricordatevi che per fare l'iscrizione all'esame CILS c'è una data di scadenza. Io posso fare l'iscrizione fino a un mese prima dell'esame, quindi non aspettate di essere troppo vicini all'esame, perché poi quando la sede d'esame finisce i posti a disposizione chiude le iscrizioni. Quindi quando pensate di fare l'esame, informatevi subito alla sede d'esame. Invece per il PLIDA, in genere ci si può iscrivere fino a una settimana, 10 giorni prima dell'esame. Quindi per il PLIDA c'è un po' più di tempo rispetto ad esempio al CILS, che in effetti ha bisogno di un mese prima. Tenete d'occhio questo. C'è Ludmila e anche Andro che chiedono per la scrittura. Non so. Allora, parliamo dell'esame CILS B1 cittadinanza dell'11 aprile. Nell'esame CILS la prova di scrittura è una prova e dovete scegliere, vengono dati 2 titoli, ne dovete scegliere uno e dovete scrivere un testo di 80 massimo 120 parole, minimo 80. È molto importante che arriviate a scrivere 80 parole.
Ma di solito questo testo, che testo è, Silvia? Allora, in genere è una mail che bisogna scrivere, quindi attenzione, perché dovete capire se deve essere una mail informale per amici oppure formale. Molto spesso è formale. Perché? Perché si vuole sapere se quando sarete cittadini italiani riuscirete a comunicare con enti, istituzioni, scuole, uffici senza problemi. Non è una mail lunghissima. In genere è una mail in cui si deve comunicare qualche cosa, parlare di un problema o chiedere delle informazioni. Cos'altro possiamo dire? Come faremo un corso? Sì, ma sempre rispetto alla scrittura, che possiamo dire anche che come si contano le parole, per esempio sì. L'80 cosa si contano le parole. Ad esempio, io e te, quante parole sono? Io e te, quante parole sono? Vediamo se rispondiamo. Dai, che facile, questa è facile. Però chiedono. Allora, intanto si contano tutte le parole. Io e te, quindi sono tre parole. Tre parole, avevano risposto. Oh, bravissimi. Bravi. Sì. Si contano tutte le parole, anche la E, che è solo una lettera, in realtà è una parola in questo caso perché è tra due spazi, diciamo. E si può sbagliare anche quella, tra l'altro. Esatto. Altre parole che si contano, a cui magari non pensiamo, sono il nome e cognome. Perché quando scriviamo una mail formale, alla fine dobbiamo firmare con il nome e il cognome. Quindi altre due parole. E poi, quando inizia una mail, cosa scriviamo in genere? Beh, lì dipende se è formale o informale, però in una mail formale ci sono i saluti iniziali, anche in quella informale, sono saluti diversi. Se saluti in modo formale puoi usare buongiorno oppure gentile signor Rossi se ti stai rivolgendo a una persona, spettabile ufficio cittadinanza se parli con un ufficio, ci sono brava Gladys gentile. Ok, e un'altra domanda per voi: ma quando scrivete una mail, che cosa mettete prima ancora di gentile signore? Provate. Voi lo sapete? Intanto rispondiamo anche un po' alle domande. Per l'esame, una domanda, ci chiedono: per l'esame di scrittura si terrà su un foglio di carta per scrivere e poi riscrivere in modo definitivo? Sì, rispondo io, scusate. Sì, certo. Sì, hai un foglio, uno spazio dove puoi fare il testo di brutta, quindi la prova del tuo testo, e noi consigliamo di fare una prova, di non scrivere direttamente in modo definitivo, quindi si può scrivere una prova, si contano le parole, si aggiunge qualche frase se mancano o si toglie qualche frase se avete scritto troppo e poi lo dovete copiare nel foglio delle risposte. Il foglio delle risposte è un foglio molto importante perché è quello che va all'università per la correzione. Una cosa, dove scrivete quella che si chiama appunto la brutta, cioè le prime frasi che vi vengono in mente. All'esame vi daranno un quaderno dell'esame. Sull'ultima pagina, l'ultima pagina è bianca e quindi scriverete la vostra brutta sull'ultima pagina. E da qui poi la copierete sul foglio dell'esame. Questo perché? Perché non potete portare all'esame dei fogli da casa. Quindi all'esame vi daranno il quaderno che sarà usato come un quaderno di lavoro. Esatto. Ci sentite bene, giusto? Sentite bene, avete commentato di sì, quindi se ci sono problemi con l'audio scrivetelo in chat. C'è una persona che chiede, grazie Salima, c'è una persona che dice: si può fare il CILS B1 e poi anche il PLIDA? Sì, però magari puoi fare diverse, sono certificazioni linguistiche, però non ha tanto
senso, possiamo dire farlo nello stesso livello, magari non so, faccio il B1 del CILS e poi faccio il B2 del PLIDA, perché comunque se la certificazione ti serve per avere un documento, per lavoro, per studio, averne due dello stesso livello non è che ti aumenta le possibilità. Però forse non so, alcune volte ci sono delle persone che hanno fretta e bisogno di ricevere il certificato in un certo tempo, quindi qualcuno vuole provare sia il CILS che il PLIDA per avere poi due possibilità di superare. Sì, si può assolutamente, certo. Ecco, un'altra cosa, se voi avete fretta, avete bisogno di avere il certificato in poco tempo, con il PLIDA potete chiedere alla sede di esame di avere i risultati più velocemente. Questo costa un po', chiedete alla sede d'esame, ma scusate che ci stanno arrivando le domande, allora lo chiora subito. No, comunque, se volete ricevere prima i risultati, con il PLIDA si può. Pagando una certa cifra potete averli, mi sembra, in 20 giorni circa, anziché i 60 giorni, che in genere sono quelli che ci vogliono. Sì, il PLIDA è il più veloce, diciamo, è il più veloce nel dare la risposta, se si fa questa operazione che ha detto Silvia, perché in automatico no. Bisogna chiederlo. Lene, ci chiedi invece per il certificato CILS o CELI? Forse CELI? CILS, ok, CILS è quello che siamo. Ah, vuoi sapere i tempi, giusto? Vuoi sapere i tempi dell'esame CILS? Allora, la risposta superato o non superato arriva in 40 giorni lavorativi più o meno, quindi 2 mesi più o meno, un mese e mezzo. 60 giorni. No, la risposta a CILS, no, la risposta. La risposta se hai superato o non superato l'esame arriva in 40 giorni e loro sono abbastanza puntuali su questo. Sì. Invece il certificato, quello originale, arriva circa dopo 3 mesi, 3 o 4 mesi. Molti studenti ci hanno detto che si può iniziare a fare la domanda, cioè si può fare la domanda per la cittadinanza già con il risultato che si vede online. Molti ci hanno detto così. Ovviamente se vuoi sapere di preciso nella tua zona se funziona, devi chiedere in un ufficio che si occupa di cittadinanza, se è accettato anche il foglio che scarichi da internet. C'era una domanda forse un pochino sopra di qualcuno. No, ho fatto l'iscrizione l'11 aprile. No, okay. Altre domande che vi vengono in mente? Una persona ci ha chiesto già prima, e ce l'ha richiesto adesso, se si può fare l'esame al CPA. Ah, esatto. Era quella. Vai. Allora, sì, se il CPA è una sede d'esame CILS, deve essere sede d'esame. I corsi che io faccio a livello B1 al CPA non sono certificati, invece se è sede d'esame CILS, io il giorno in cui tutto il mondo si fa l'esame CILS lo potrò fare anche al CPA. Devi chiedere al CPA della tua città. Sì, state solo attenti e chiedere se è uno degli esami CILS, PLIDA o CELI, perché a volte si fanno dei test, degli esami di fine corso B1, ma quelli non sono certificati validi per richiedere la cittadinanza. E poi anche per guardare, per trovare le sedi d'esame, sicuramente nella vostra città, oltre al CPA, ci possono essere altre sedi d'esame. Quindi esiste proprio il sito dove io vado su Google, metto sedi, esame CILS e ho la possibilità di vedere tutte le sedi sia in Italia che all'estero. C'è un'altra domanda interessante. CELI e CILS sono entrambi ugualmente importanti? Sono uguali come importanza? CELI e CILS? Rispondo io? Sì. No, cioè, dipende da quale esame fai. Esistono gli esami B1 standard ed esistono esami B1 cittadinanza.
Il CILS, l'esame CILS, quando tu vai a iscriverti puoi chiedere di fare l'esame B1 standard CILS o l'esame B1 cittadinanza CILS. Questi hanno un'importanza diversa. L'esame B1 cittadinanza CILS si può usare solo per la richiesta di cittadinanza italiana, quindi se vuoi usarlo per lavoro o per studio, l'esame B1 cittadinanza CILS non è valido, si usa solo per la cittadinanza. Invece l'esame B1 standard CILS è un B1 completo. L'esame CELI B1 è un B1 standard, quindi è come il CILS B1 standard. L'esame CELI B1 lo puoi usare per tutti gli usi. È un esame più completo, l'esame CELI. Volevo aggiungere un'altra informazione sul CILS B1 cittadinanza. Questo esame va superato in tutte e quattro le prove, cioè nell'ascolto, nella lettura, nella scrittura e nell'orale. Se non superate anche una sola di queste prove, dovete ripetere tutto l'esame, tutte e quattro le prove. Nel CILS B1 standard, che magari è un po' più difficile, invece se fate quattro prove e non ne superate una, solo quella dovete ripetere, le altre le, come dire, tesaurizzate. Asmat Hussain chiede: si fanno tutte le quattro parti d'esame lo stesso giorno? Sì, e a volte sì, non sempre, dipende da quante persone ci sono per l'orale, perché chiaramente per ascolto, lettura e scrittura potete stare tutti in una stessa aula, per l'orale siete uno con l'esaminatore. E quindi per ognuno ci vanno 10-15 minuti. Se siete tanti in una stessa sede, a volte vi danno appuntamento per il giorno dopo. E poi possiamo anche dire che le parti dell'esame, appunto, lui diceva tutte e quattro, perché abbiamo un ascolto, una lettura, la scrittura e l'orale. Quindi sono tutte e quattro e di solito vengono fatte tutte nella stessa giornata. Dipende un po' anche dalla dell'esame. Certo. Trip Adventures ci chiede, per la parte di scrittura, quali argomenti sono, ad esempio, qualche esempio di argomento di scrittura? Dipende un po' dall'esame, ma parliamo del CILS. Se parliamo del CILS, allora, diciamo che viene data sempre una situazione iniziale e poi un problema da risolvere. Tipo, un esempio potrebbe essere, ho fatto un acquisto online, il prodotto che mi arriva non è quello che ho ordinato e devo chiedere di cambiarlo. Questo è proprio un esempio classico. Scrivo all'università per chiedere come devo fare per iscrivermi a un corso di laurea, avendo io preso una laurea nel mio paese e magari non è stata ancora riconosciuta. Quindi chiedo come devo fare, quali documenti devo portare, eccetera, cose di questo genere. Oppure ho problemi con i vicini di casa e voglio cambiare casa. Scrivo al proprietario del mio appartamento e gli spiego la situazione. Ecco, avete sempre una traccia, quindi c'è scritta la situazione e c'è scritto anche quello che dovete fare nel testo, e questo aiuta molto a scrivere, secondo me, perché non è un'email di fantasia dove devi inventare una situazione, ma è già lì e molte parole sono già scritte e aiutano a sviluppare il testo, parole. Silvia, questo è per te. Riguardo al congiuntivo, si deve studiare per l'esame? No. Allora, il congiuntivo non è... Meno male. Allora, il congiuntivo non è un modo richiesto per il CILS B1 e poi, diciamo, da studiare per il B2. Però una buona notizia per tutti.
il congiuntivo sta un po' svanendo dall'italiano. Perché sbagliamo troppo ad usarlo. Quindi... Anche gli italiani sbagliano il congiuntivo. Però io credo che sia importante. Sì, esatto, anch'io. Nello scritto, ci chiede Salima, nello scritto è sufficiente farsi capire o non ci devono essere errori di ortografia? Secondo me intende errori di grammatica in generale. Errori. Yeah, vado io, ok. Allora, ni, sì e no, nel senso che è molto importante farsi capire nello scritto, quindi la chiarezza, l'efficacia di quello che voi scrivete dà punti. Se l'email si capisce ed è completa, avete già una base di punti sicuri, 4. Ma ci sono anche 4 punti che vengono dati per la grammatica e le strutture. Quelle del B1 cittadinanza. Esatto, quindi se sbagliate un congiuntivo non è un problema, ma se sbagliate ad esempio un passato prossimo che ha un tempo richiesto per il B1, lì allora possono togliere fino a 4 punti per la correttezza della grammatica, e poi mi sembra 3 punti per il vocabolario. Per il vocabolario, quindi dovete dimostrare di saper usare il vocabolario corretto per quell'argomento. Ad esempio, se parliamo di casa, dovete saper usare la parola inquilino, affitto, e cose di questo genere. Ma le volevo dire ancora una cosa sulla produzione scritta. Sulla fotografia. Sì, se fate errori di ortografia, quindi per come ho scritto la parola, possono togliermi un punto. Un'altra cosa sugli errori importanti è quante volte faccio un errore. Cioè, se io faccio, non so, sbaglio un passato prossimo e dico ho andato, scrivo ho andato, una volta ha un valore. Ma se io tutte le volte sbaglio il passato prossimo, sbaglio gli ausiliari, comunque loro capiscono che io quell'argomento non lo conosco bene e quindi mi toglieranno più punti. Un'altra cosa: se voi sbagliate solo il passato prossimo o se sbagliate anche un'altra cosa, tipo le preposizioni o gli articoli. Quindi vuol dire che avete 2 mancanze di grammatica della grammatica del B1. Vogliamo dire qual è la grammatica che serve per il B1 cittadinanza? Tu hai fatto uno short, mi sembra, su questo. Un video. Aiutatemi, perché non è va che bene, vai, vai. Allora, come tempi verbali abbiamo il presente, il passato prossimo e l'imperfetto dell'indicativo. Un po' di condizionale. Quello più usato, tipo vorrei. Sì, il condizionale per la cortesia. Vorrei chiedere, i desideri e questo. Poi abbiamo in parte, diciamo, pronomi, preposizioni, quelli più importanti, diciamo. Preposizioni semplici o articolate. Ad esempio, vengo dalla Moldavia. Gli articoli. Articoli. Cos'altro? Ah, è molto importante anche l'accordo nel gruppo nominale, diciamo. Quindi il gruppo articolo, nome e aggettivo deve essere ben accordato. Se è femminile singolare, tutto femminile singolare. La mia casa, oppure una strada pulita, ok? Quindi devono essere in accordo con le modalità. Anche, vabbè, l'accordo sul soggetto e il verbo. Comunque abbiamo fatto short e video sul nostro canale YouTube completi su questi argomenti. Potete guardare sul nostro canale, abbiamo un video su tutta la grammatica importante, un video su tutto il vocabolario importante per il livello B1. In generale nel canale, magari voi già ci seguite, però ci sono comunque delle playlist sul proprio per il CILS, dove ci sono tutti i video che vi possono dare informazioni utili e varie. Cecilia, Celi dice, io ho già fatto 2 volte l'esame e non sono stata promossa. Cosa Quale devo esame? Fare? Quale esame, Celi? Quale esame hai fatto? Celi, CILS, Midas. In ogni caso, un consiglio è: puoi studiare con i nostri corsi online. Chiaro. Puoi anche vedere se i CELI o i PLIDA, dipende da quale esame hai fatto, li hai trovati troppo difficili. Forse puoi spostarti su CILS, ad esempio. E tra l'altro ci chiedono, Raffaele ci chiede, il CILS B1 cittadinanza è più facile? Lo possiamo dire?
Diciamolo. Il CIS B1 cittadinanza è ridotto, perché è valido solo per la richiesta di cittadinanza, quindi nello stesso tempo devi fare meno esercizi. Questo però, al CELI, come dicevo prima, il CIS B1 cittadinanza è un po' più facile, perché ad esempio c'è solo una prova scritta, mentre ad esempio nel BLIDE ce ne sono due. Nel CELI ce ne sono tre. E quindi ce n'è una nel CISB, una cittadinanza. Nell'orale voi farete una presentazione e poi dovrete parlare di un tema a sorpresa. Ma la presentazione viene valutata, mentre invece ad esempio nel PLIDA non è valutata. Però qual è il problema del CIS? Quello che dicevo prima, cioè che dovete superare tutte e quattro le abilità. Per studiare con noi, Cecilia vi sta scrivendo il nostro indirizzo email, così ci potete contattare, ci scrivete un'email e facciamo sapere quali sono i nostri corsi, gli orari, i calendari, i prezzi, tutto. Sì, perché qualcuno sta scrivendo come posso fare per studiare con voi per giugno o per aprile, quindi sì, scriveteci un'email e noi vi mandiamo i calendari con i posti disponibili nei corsi. Sì. Anzi, adesso stiamo pensando di lanciare altri corsi perché quelli attuali si stanno un po' riempiendo. Abbiamo ancora qualche cosa sul weekend, però vediamo di proporvi altri calendari nei prossimi giorni. E vi diciamo anche, l'abbiamo detto un po' all'inizio, comunque i nostri corsi online sono 5 lezioni di 1 ora e mezzo in piccoli gruppi di massimo 6 persone. Durante questi 5 incontri, ogni incontro guardiamo bene una prova dell'esame, quindi l'ascolto, la lettura, la scrittura e la produzione orale. E poi l'ultima lezione è dedicata a una simulazione. Allora, quanti punti ci vogliono per superare l'esame? Minimo ci vogliono 7 punti per ciascuna prova, massimo 12 punti. Quindi 7 per 4, 28 punti è il minimo complessivo per l'esame, però verrete valutati prova per prova. E per ogni prova del CIS dovete avere 7 punti. Un'altra cosa... Per il PLIDA diverso. Esatto, questo è per il CIS. E poi per il CIS possiamo anche dire che se sbaglio una prova devo rifare tutto l'esame. Mentre nel B1, nel CIS B1 cittadinanza. Mentre invece nello standard, oppure nel CELI, nel PLIDA, se sbaglio una prova poi rifarò solo quella prova lì. Nel PLIDA si passa con almeno 18 punti. Ogni abilità 18 punti. Allora, è arrivata una domanda importante. Sì. Quali sono le differenze tra la vecchia modalità e quella nuova? Perché c'è stata una modifica nell'ultima sessione, nell'ultimo esame, quello del 15 di febbraio, c'è stata una modifica nell'esame CIS B1 cittadinanza rispetto a prima. Allora, hanno cambiato il foglio delle risposte, che è questo foglio molto importante perché è il foglio che va all'università per essere corretto. In questo foglio avete dei cerchi, dei pallini che dovete riempire indicando la risposta che avete scelto in tutti gli esercizi di lettura e di ascolto. Sì. Ok, quindi è un foglio con tanti pallini e voi dovete guardare il numero e la lettera e riempire nel punto giusto. Chi fa i corsi con noi si prepara anche per fare questo pezzo. Per usare il foglio. Perché non è semplice, soprattutto chi si trova all'esame per la prima volta davanti a questo foglio a volte va un po' in confusione. Ci sono persone che conoscono bene l'italiano ma poi hanno difficoltà a compilare questo foglio. Quindi in ogni caso... Anche se non fate con noi il corso, fate comunque una prova di compilazione del foglio delle risposte prima dell'esame, così. Questo foglio è cambiato. È stato modificato nel secondo esercizio dell'ascolto, praticamente la consegna è il primo della lettura. Praticamente è cambiata un po' la consegna, cioè prima veniva detto devi trovare almeno 3 o 6 risposte presenti. Invece ora non scrivono più il numero, quindi non è detto quante sono le risposte presenti, e per ogni risposta
prima si segnava soltanto la risposta presente nel testo, quindi diciamo vera, e invece ora dovete segnalare sia la risposta presente, quindi vera, e quella non presente, quindi falsa. In questo momento sul sito ufficiale CILS c'è ancora il vecchio foglio delle risposte, perché è possibile che ci sia un'ulteriore, un'altra modifica per l'11 di aprile. Quindi appena uscirà il foglio nuovo, noi cercheremo di fare il prima possibile uno short, un video per spiegarvelo. E sì, perché non sappiamo adesso che foglio useranno per l'11 di aprile, non è ancora stato comunicato. Comunque, appena lo sappiamo, noi lo mettiamo sui nostri canali, quindi seguiteci su YouTube, su Facebook, su Instagram, su TikTok. Quando avremo anche noi un'informazione su come sarà il foglio dell'11 di aprile, la metteremo sicuramente. Quindi sì. Comunque, diciamo che la cosa che si vuole sempre sapere, e se voi quando ascoltate un audio sapete riconoscere quali sono le informazioni presenti in questo audio, o quando leggete un testo sapete capire quali sono le informazioni contenute in quel testo. Quindi in fondo è sempre un esercizio per capire se voi riuscite a individuare le informazioni presenti e quelle che non ci sono, perché ovviamente metteranno delle cose che non sono state dette o non sono state scritte. Riccardo chiede più o meno quanto tempo dura rispondere a tutto l'esame. Allora, sì, fai conto che il CILS dura, l'ascolto più o meno 30 minuti, la lettura 40 minuti, la scrittura 40 minuti, in più c'è l'orale che in totale è un quarto d'ora fra quando io entro e esco dalla stanza, però la prova di per sé, la registrazione, sono 4 minuti di registrazione. Dipende un po' come è organizzata la vostra sede d'esame. Per esempio, dove noi facciamo l'esame, di solito facciamo l'ascolto, lettura, scrittura, poi facciamo una pausa pranzo e nel primo pomeriggio iniziano gli orali, che sono comunque in ordine. Quindi calcolate comunque di prendervi un po' una giornata di tempo da dedicare all'esame, perché magari non sarete i primi a fare l'orale e quindi magari dovrete aspettare un pochino. E comunque vi chiederanno di arrivare molto prima rispetto all'esame, tipo se l'esame inizia alle 9, spesso chiedono di arrivare alle 8, 8 e mezza, perché c'è tutta la registrazione, dovete arrivare con i documenti. Ecco, cosa bisogna portare il giorno dell'esame? Il vostro documento, una penna nera, una penna biro nera per l'esame CILS, e nessun foglio. Anche il cellulare spegnetelo, non dovrebbe stare a casa. E Bara chiede, ma io che ho ancora la possibilità di fare la richiesta di cittadinanza, non ho ancora superato i 10 anni, quindi posso farlo? Il certificato di questi esami è valido sempre, dura sempre, non ha una scadenza. Quindi il consiglio è fare l'esame prima di richiedere cittadinanza, perché ha dei tempi lunghi tra certo. Fare l'iscrizione, fare l'esame, avere il certificato, passa molto tempo, quindi se voi pensate di fare la richiesta di cittadinanza tra un anno, potete già fare l'esame adesso, certo. Non ha scadenza. Sì. No. Sì. Errori di parole con le doppie sono considerati. Non vi preoccupate, no. Questo è sempre lo stress di tutti. Non ho capito le doppie. Come abbiamo detto, gli errori quando scrivete sono così, gli errori di come scrivete una parola valgono un punto su 12. Quindi anche se sbagliate tutte le doppie, speriamo di sì, al massimo vi tolgono un punto, anche quindi, se le sbagliate. Non è un problema. La cosa veramente importante è che il messaggio che voi scrivete o dite quando parlate sia un messaggio chiaro. Cioè, capiamo bene quello che volete dire. Questo è importante perché appunto, come cittadini italiani, dovete riuscire a dialogare
in varie situazioni quotidiane, a scuola per i vostri figli, dal dottore, nell'ufficio dell'anagrafe, e fare capire quali sono le vostre richieste. E il trapassato prossimo? Anche quello! No, non è a livello vivo. Non è richiesto a livello vivo. Allora, Irena chiede, se ho capito bene, per l'esame CIVS V1 cittadinanza abbiamo 2 prove di ascolto. Vero. Vero. 2 prove di lettura. Vero. Una produzione scritta. Vero. Da scegliere fra 2 temi. Esatto. E una produzione orale. Bravissima. Vero. Era molto brava. Cioè. Sì. Brava, però la produzione orale è fatta da 2 parti. La tua presentazione, che ovviamente tutti si preparano prima. Mandano le domande di solito anche per prepararvi, ve le mandano, però quando andate lì non dovete partire voi con mi chiamo, vengo da, sono, perché a loro un po' non piace molto sentire che vi siete preparati a memoria qualcosa, per cui aspettate sempre che vi faccia le domande l'esaminatore. Quindi cercate di essere naturali, come se parlaste con un amico o con una persona che conoscete a una festa. Questa prova di presentazione dura 1 o 2 minuti. Poi invece vi daranno un foglio con 4 possibili temi e lì dovete scegliere quello su cui fare il dialogo. È un dialogo per cui vi faranno alcune domande anche mentre voi parlate. Questa seconda prova dura 2-3 minuti. Esatto. Aline chiede, qual è la parte più difficile dell'esame CILS? Dipende da te. Dipende. Allora, diciamo che in generale le 2 parti che fanno più paura sono la scrittura, perché ormai, cioè, non è abitudine scrivere spesso delle mail, no? Quindi diciamo che spesso la difficoltà più grossa dei nostri studenti è la scrittura e la parte orale. Però dipende tantissimo dal vostro livello di italiano, quindi è molto personale. Ad esempio, anche l'ascolto. Se siete delle persone un po' ansiose, l'ascolto può mettere un po' in difficoltà, perché dovete stare molto concentrati su quello che state ascoltando, perché altrimenti non riuscite a rispondere alle parole. Quindi veramente dipende da ognuno di voi. Certo. La lettura forse è quella più facile, ma la seconda prova della lettura è una prova in parte sul vocabolario, in parte sulla grammatica. Quindi è l'unica parte dell'esame in cui veramente vi chiedono qualcosina di grammatica. Comunque potete fare una prova dell'esame, ci sono delle prove sul sito dell'Università di Siena, potete fare ovviamente sempre i nostri corsi, e secondo me mettendosi alla prova, facendo una prova d'esame, uno può capire qual è la parte in cui si trova più in difficoltà, sì, perché effettivamente è molto personale. Sì, comunque cercate di, ecco, arrivare un po' pronti, conoscendo un pochino l'esame e di quello che si tratta, ma se siete qui vuol dire che già vi state preparando in qualche modo. Bravi. Durante l'ascolto, c'è una domanda proprio sull'ascolto, durante l'ascolto è consigliabile annotare su un foglio, prendere nota durante l'ascolto? Molto difficile, questo è veramente difficile, è una delle cose più difficili, è ascoltare, capire e scrivere. Però potete sottolineare delle parole. Voi avrete, diciamo, 2 minuti di tempo per leggere le possibili risposte alle domande sull'ascolto. E magari lì potete sottolineare le parole più importanti di ognuna di queste frasi. Sì, no, mi viene in mente che anche questa è una questione molto personale, no? Perché c'è chi è abituato a prendere appunti. Comunque, sicuramente sul quaderno dell'esame, dove avrete tutte le domande da leggere, voi comunque lì sopra potete scrivere quello che volete, sì, anche dopo aver ascoltato. Cioè,
se vi è rimasta in testa una parola, comunque lì sopra potete scrivere, perché poi quello che conta è il foglio delle risposte, quindi sul quaderno potete fare delle annotazioni. Potete ad esempio mettere un punto interrogativo vicino a una risposta se non siete proprio sicuri, perché voi avete la possibilità di ascoltare una seconda volta. Quindi una prima volta cercate di capire gli argomenti in generale, la seconda volta andate un po' più nello specifico. Lene dice: il vostro canale mi ha aiutato molto quando mi preparavo per l'esame, grazie mille. Ci fa molto piacere, grazie per dircelo. Quindi Lene, tu hai già fatto l'esame, da quello che hai scritto. Speriamo. Shegeda chiede: la mia verifica è il 13 marzo, ci puoi parlare dell'esercizio orale? Sì, il 13 marzo è l'esame CELI B1 standard, quindi adesso ti dico come funziona l'orale, è diverso dall'esame CILS. Abbiamo parlato dell'esame orale, dell'esame CILS, questo è diverso. Per il CELI B1 che farai tu hai la presentazione personale, quindi ti faranno delle domande di presentazione e tu rispondi, devi descrivere un'immagine, ti fanno vedere una foto e tu la descrivi, e poi devi fare un dialogo con l'esaminatore, un role play. Loro ti dicono una situazione, ti dicono chi sei tu e chi è l'altro, e fate questa, come si può dire, simulazione di un dialogo. Per esempio, uno è il tuo professore, tu sei lo studente, devi parlare con lui di qualcosa, oppure devi parlare con un'amica perché ha un problema lavoro, quindi un dialogo in una situazione. Questo è l'orale del CELI standard B1. Possiamo anche fare una parentesi, perché abbiamo detto che il CILS B1 cittadinanza è la prima parte di presentazione, ma non abbiamo detto la seconda. Mi si distrae. Siamo qui da 40 minuti e sei già distratta. Perché è vero, ragazzi, l'attenzione si mantiene in genere. Sì, infatti 10 minuti. Siamo quasi in chiusura. Sì. Rispondiamo ancora a qualche domanda. Perché siamo stanche adesso. Ci dicono che siamo bravi, grazie. Ci hanno detto prima. Ci hanno detto prima di questa figura. Allora, vediamo un attimo. Oddio. Plida. Allora, il Plida non permette di usare la bozza per scrivere. No, non è vero. Cioè, potete sempre scrivere la vostra brutta, diciamo la bozza, sul retro, sempre sull'ultima pagina bianca. Perché anche al Plida vi daranno un quaderno con le possibili risposte, eccetera. Quindi l'ultima pagina potete sempre usarla per fare la brutta copia. Ci mancherebbe. Jamil chiede: scusami, la parte lettura sarebbe la grammatica, giusto? Sono due parti. Nella lettura hai due cose da fare: la comprensione di un testo, questa non è grammatica, devi capire un testo e mettere vero o falso nelle frasi vicino, e nel secondo esercizio sì, c'è un po' di grammatica, quello che abbiamo detto, cioè c'è un po' di vocabolario e un po' di grammatica, ma state abbastanza tranquilli perché vi daranno anche in questo caso tre possibilità e voi dovete scegliere una di queste tre. Possono essere elementi di grammatica o anche parole sinonimi, no? dover scegliere, quindi e inserire, lessico e grammatica. In questa seconda parte avrete un testo con dei buchi, cioè delle parole che mancano. E voi dovete, leggendo il testo e leggendo queste tre possibilità, scegliere quella giusta da scrivere all'interno del testo. Khadija chiede: buonasera, il corso è a pagamento? Sì, il nostro noi guadagniamo, è il nostro lavoro, esatto. Ma non siamo
molto costose, devo dire. Sì, il nostro corso è a pagamento, questo è il nostro lavoro e quindi sì, non è un corso gratuito. I corsi di 5 lezioni da 1 ora e mezza costano 100 euro in totale. Per gruppi da minimo 4, massimo 6 studenti. Facciamo anche delle lezioni individuali, se qualcuno di voi vuole approfondire uno specifico, una specifica abilità, ad esempio la scrittura o il parlato. Farete una live focalizzata sul PLIDA? Che no. Hai detto no? Perché no? Perché no? Okay, che perché vuoi no? dire? Ci pensiamo. Sul foglio, Cristina chiede, sul foglio della risposta, possiamo sbagliare e poi correggere? Allora, se sbagliate, vi accorgete di aver sbagliato, chiamate l'esaminatore, perché ci pensa lui a dirvi cosa fare e poi segnalerà nel verbale il vostro errore. Quindi non pasticciate da soli, per favore. Piuttosto, prima di segnare la risposta, controllate bene, magari prima fate solo un leggerissimo puntino e poi quando siete sicuri colorate completamente il pallino. Lene è stata promossa, brava, brava. Complimenti. Ma Riccardo ci sta chiedendo se anche per il B2, il livello più alto sopra il B1, ci sono le stesse prove, quindi se c'è sempre ascolto, lettura, scrittura e parlato. Grammatica, però, in modo... Sì, c'è una parte che si chiama strutture della comunicazione e lì si va un po' più a fondo in grammatica. E anche nel B2 è più difficile. Anche nel B1 standard comunque ci sono 3 esercizi di grammatica proprio pura. Sì. Non si scappa dalla grammatica. Ma un'altra cosa. Grazie. Maria Antonia, grazie, ti ho riconosciuto. Persona che ha suonato la lingua da solo. Allora, Bara chiede, dice, sono una persona che ha studiato la lingua da solo, su YouTube e sui libri. Se mi iscrivessi da voi, c'è un piano in cui mi fareste iniziare? Il livello, forse. Ah, forse intende il livello? Sì. Ah, forse la valutazione del livello. Sì. Diciamo che noi adesso non stiamo facendo dei corsi per i livelli A1 e A2. Dobbiamo pensare se in futuro attivare questo tipo di corsi. Però se tu vuoi capire se puoi provare a affrontare l'esame di uno cittadinanza, scrivici e possiamo fare una lezione in cui ti spieghiamo un po' bene le prove e ti facciamo fare qualche esempio di prova. Scrivici. Beh, rispondiamo all'ultima domanda. Sì, l'ultima domanda. Vai. Come facciamo a scegliere? Cioè, abbiamo questo. Alla fine della prova orale controlliamo insieme all'esaminatore se la registrazione è andata a buon fine? Allora, no. Cioè, sì, l'esaminatore, per essere tranquillo, ascolta i primi secondi della prova, ma non tutta la prova, altrimenti un esame, una sessione di esame durerebbe una settimana. Per cui si riascolta semplicemente se la registrazione è stata presa, è stata fatta, ma non tutta. Allora, diciamo a tutti che l'esame orale del CILS B1 Cittadinanza viene registrato. Chi valuta non è la persona con cui fate l'esame, ma sarà un valutatore dell'Università per Stranieri di Siena. Quindi parlate bene, ad alta voce, perché non vi valuta la persona che avete davanti. La persona che avete davanti è una persona che vi aiuta a tirare fuori il miglior italiano che avete. Quindi le domande che vi fa non sono per mettervi in difficoltà, ma per aiutarvi a continuare a parlare. Allora vi salutiamo. Ma sì. E poi
ci rivedremo nella prossima live. Mm-hmm. E... sì, grazie mille della partecipazione, tantissime domande, siamo molto contente. Molto. Devo dire che è un crescendo. Esatto, live. Sì. Grazie, ci fa molto grazie piacere. Mille, ricordateci che appunto se volete potete trovare l'indirizzo email qui nella chat per contattarci, per studiare insieme a noi. E in bocca al lupo. In bocca al lupo per l'esame. Okay. Buona ciao serata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Andava lunghissima.